Abbiamo intervistato l'attrice del Paradiso delle Signore, Chiara Russo, che nella soap interpreta la bellissima Maria Puglisi. Ci ha rivelato com'è cambiata la sua vita da quando ha iniziato questa avventura televisiva e che cosa potrebbe accadere sul finale di stagione. Abbiamo intervistato Chiara Russo del Paradiso delle Signore. L'attrice nella soap interpreta Maria Puglisi che in questa 8ª stagione ha sofferto veramente tanto, soprattutto per amore. La protagonista, infatti, prima era innamorata follemente di Vito, Elia Tedesco, ma poi ha conosciuto Matteo, Danilo D'Agostino, del quale sembra essersi innamorata perdutamente. La loro storia d'amore appassiona ogni pomeriggio milioni di telespettatori su Rai 1 e in molti, non vedono l'ora di scoprire come andrà a finire questa vicenda. Nel passato di Chiara come attrice ricordiamo anche altri ruoli, come Il Cacciatore e Il Cacciatore 2. Il Paradiso delle Signore, Maria svela. Com'è cambiata la mia vita dopo la soap? Hai iniziato a lavorare nel Paradiso dal 2020, ma com'è cambiata la tua vita? È cambiata tanto. Io sono entrata a far parte del Paradiso nella prima stagione Daily, nella quale ho fatto pochissimo. Dal secondo anno in poi ho cominciato ad essere più presente, finché dall'anno scorso ci sono a tutti gli effetti. A livello lavorativo, sembra banale, ma in realtà, mi rendo conto che ho imparato tanto e mi sento anche più sicura. Ho imparato a stare sempre più in ascolto, anche perché mi sono confrontata con attori molto bravi nel corso degli anni. Basti pensare a Antonella Attili che per me è pazzesca. Fino ad arrivare quest'anno anche a Gioia e Massimo, Cagnina NDR, che io trovo straordinari. Con Gioia, Spaziani NDR, io mi trovo veramente benissimo. È cambiata perché, con piacere noto che ci riconoscono per strada, ma ci sono stati anche dei cambiamenti fondamentali nella mia vita e sono passati anche attraverso la soap. Per esempio, il fatto che sono andata a vivere da sola o che ho iniziato un percorso di terapia, anche grazie ai consigli di alcuni attori che ho incontrato. Lo amo alla follia e non ne posso fare a meno. Mi ha insegnato il metodo, lo studio, ad appassionarmi e anche quanto posso spingermi più in là. Quest'anno, poi, avevo una mole di lavoro grossa e anche molto pesante. Sono arrivata a Natale che ero molto stanca. Ma mi sono spinta in là, per sentire i registi, ma anche per parlare con i colleghi e per capire come poter fare una scena al meglio. Quanto tempo impiegate a preparare il trucco per il set? Le donne impiegano più tempo, mentre per gli uomini la preparazione è minima. Io ero una delle poche ad avere 2 ore di preparazione perché ho i capelli molto ricci. A tutte noi mettevano i bigodini, ma io avevo bisogno di più di una passata di ferro per poter raggiungere quella piega che poi vediamo in televisione. Che cosa mi lega a Maria nel Paradiso delle Signore? Maria è una ragazza molto buona d'animo, sensibile, semplice e genuina. C'è qualcosa che ti lega a lei? Io mi sento molto legata a Maria perché ci siamo accompagnate nel nostro percorso che è durato anni. Siamo cresciute insieme. Anche lei, sotto ogni punto di vista è cresciuta, infatti l'hanno anche rivoluzionata dal punto di vista del look per sottolineare la sua crescita sia dal punto di vista dell'età che nel lavoro. Anche io sono cambiata, a livello emotivo siamo cresciute tanto. Il legame è fortissimo, ma quello che abbiamo in comune è veramente poco. Maria è molto timida e io non lo sono. Posso essere insicura, a volte ho bisogno di isolarmi, ma non sono timida. Maria, poi, è una persona che si trova in situazioni difficili, triangoli su triangoli. Quello che forse mi può accomunare a lei è che siamo entrambi due ragazze che hanno bisogno di un po' di tempo per trovare comodità, per sentirsi a proprio agio in un rapporto. Maria, per esempio, ci ha messo un po' di tempo sia con Irene, sia con Vittorio Conti con il quale inizialmente arrossiva al solo guardarlo,
mentre adesso riesce ad avere un confronto con lui più fluido, ma anche con lo stesso Vito. Per il resto, non somiglio tanto a lei, soprattutto alla Maria dell'inizio. A livello di tradizioni e di idee, era anche un po' retrograda. Era scritta proprio così, perché volevano raccontare un personaggio che veniva da una realtà che era rimasta un po' indietro. Basti pensare anche a Luke, eravamo negli anni 50, ma lei era ancora più indietro. Maria poi è una persona molto leale, più che fedele. A me accomuna anche il fatto di sentire l'esigenza, come ha fatto lei, di essere chiara e trasparente, di non tenermi le cose dentro. Maria, infatti, non è riuscita più a tenere il segreto di quello che aveva fatto con Matteo, e nonostante molti le avevano consigliato di non farlo, ma ha comunque deciso di dire tutto. Maria intraprenderà una strada e la seguirà fino alla fine. Tra qualche mese ci sarà la fine. Maria farà una scelta. Ti posso dire che Maria troverà la pace? Prenderà una strada e la percorrerà sentendo che è quella giusta. Smetterà di soffrire e non vedo l'ora. Quando ho finito ho detto al regista che finalmente ero felice di poter recitare una scena felice. Io piangevo tutto il tempo sul set, mi prendevano anche in giro per questo. Arrivavo a casa con gli occhi gonfi, Maria ha pianto per tanti motivi. Il finale? Direi un nuovo inizio. Se potessi descrivere il finale con una parola, quale useresti? Mi viene da dire pace. Maria fa pace con se stessa e quindi tutto quello che ha attorno si mette a posto automaticamente. Trova la strada per essere a posto e per continuare ad andare avanti. Per lei è stato un anno molto turbolento e pieno di cose fortissime. Direi anche nuovo inizio.